Derby di pareggio, si era detto, e pareggio è stato, ma la partita è stata vera per lunghi tratti. Un derby alla fine non può tradire, e neppure le coreografie, molto contenute in tempi di austerità, ma comunque apprezzabili. Il contorno regalerà però incidenti imprevisti. Comincia un tifoso sotto la gradinata doriana, cade nel fossato tra spalti e campo e si ferisce. Si continua nella gradinata nord, quella genuana, la presenza degli agenti non è gradita e scoppia la rissa. Più o meno la stessa cosa succederà nel secondo tempo sul fronte opposto. Questa volta sono i doriani a scatenarsi. Alla fine una decina tra agenti e carabinieri sono costretti a curarsi all'ospedale. Un vicequestore ha riportato guai seri ad un occhio. E la partita regala subito pressing esasperato e quindi poco bel gioco. Da una parte l'olandese Fink al posto di Petrescu è la sorpresa positiva per i rossoblù. Dall'altra Invernizzi al posto di Mannini quasi annulla l'altro olandese Van Schip. In due minuti le emozioni forti della gara. La prima la regala proprio Fink, che praticamente parte da centrocampo e fa fuori, in slalom, una serie impressionante di avversari, fino a beffare Pagliuca. È un colpo di adrenalina inatteso che fa vibrare lo stadio, ma anche la Sampdoria. Non passano infatti neppure due minuti e arriva il gol del pareggio. L'interprete più convinto della reazione è capitano Mancini. Tacconi fa quello che può e lo slavo Jugovic mette dentro con la complicità di un difensore genovano. Doveva marcarlo Fink, più portato a offendere che a contrastare. La Sampdoria a questo punto appare rinfrancata e comincia a dirigere le operazioni, creando una serie di occasioni gol che sembrano un po' intimorire il Genoa, bloccato nella sua metà campo. Vierkovod e Skouravi danno vita ad un duello molto vigoroso. È l'internazionale Pairetto, che ha anche un passato da studente universitario a Genova e chissà se anche qualche strascico da vecchio tifoso, dà ragione al difensore come sempre abituato a fare. Scoglio non ci sta e protesta troppo. Pairetto lo espelle. Solo allo scadere Torrente prova a suonare il segnale della riscossa genuana, ma non ci sono sorprese. Nella ripresa il Genoa riprova a ripartire forte, ma non va oltre alcuni sterili calci di punizione. La Samp riporta l'equilibrio con gli ultimi sprazzi di Gullit, infastidito dal mal di schiena e pronto a lasciare il posto a Bertarelli e quasi certamente anche la Sampdoria. L'ultimo guizzo lo regala l'indomabile Ruotolo, ma Serena sulla linea di porta salva il risultato. La reazione doriana è affinata a Mancini, ma finisce così. Ormai tira davvero aria di pareggio e i protagonisti sono soddisfatti. Scoglio abbraccia Gullit e spiega la sua espulsione. Io ho esposto una mia valutazione in modo forte, molto forte, ma non scorretto sul piano dell'educazione, non in modo lineare. Per il futuro si è già fatto tanto relativamente anche al modo di vivere la gara degli allenatori e permettono cioè di alzarsi in panchina, però a mio giudizio un accostamento col basket sarebbe più opportuno. Eriksson è lieto di non ritrovarsi una squadra cotta prima della finale con l'Ancona. Ma è strano, sono contento oggi perché ho visto una squadra non cotta come si poteva pensare dopo la partita di Ancona. Questo gol straordinario apparso di Fink. Ma io dico che è stato bravissimo lui, bravissimo, però siamo stati ingenui noi perché non è possibile, ha fatto sembrare Alberto Tomba. Le ultime due mi ricordo, alla fine avevo poco tempo e tirato e andato dentro. Questo nel derby è stupendo. Dedicato a chi? A Yvonne, di nuovo, anche contro Torino. Ma lo sappiamo tutti. No, perché lei mi ha chiesto fammi un bel regalo, perché lei ha compleanno, fammi un bel regalo e segni e giochi. Yvonne è tua moglie, diciamolo, perché non lo so. Sì, Yvonne, mia